Bologna Street nasce dal desiderio di indagare la memoria personale, la memoria storica di un momento legato all'Eritrea. Riguarda la guerra di indipendenza dall'Etiopia. Bologna Street è il nome di una via che esiste in Asmara. È stata nominata una via Bologna Street dal nuovo governo nato dopo l'indipendenza per testimoniare la gratitudine che l'Eritrea ha nei confronti di Bologna, in quanto Bologna ha ospitato per più di 20 anni i congressi festival eritrei. Questi congressi festival accoglievano e radunavano gli eritrei provenienti da gran parte del mondo, trasferitisi in paesi a causa appunto della guerra di indipendenza. Bologna quindi nel mese di agosto e in estate diventava teatro di questi festival congressi, dove fondamentalmente si sosteneva la lotta armata, era una forma di autofinanziamento. E oltre al fattore politico c'era anche il fattore festivo della lotta, quindi come a dire che la resistenza si fa anche attraverso la festività, attraverso la comunanza, attraverso l'aggregazione gioiosa. I ricordi che ho io sono quelli di infanzia e ho questa immagine di una parte di questo grande campo, di questo grande parco dove persone arrivate da fuori e che magari non avevano la possibilità di albergare in hotel e campeggiavano nel parco con delle tende. Quindi era come se queste tende creassero una casa estemporanea sotto quale vivere questo tempo di una settimana, un tempo così estemporaneo. Tutto il progetto è come se si declinasse sul concetto di casa. Bologna è stata la mia seconda casa, Bologna ha ospitato questi congressi, quindi è divenuta un po' la casa della diaspora eritrea. Ho voluto lavorare sul concetto di casa utilizzando dei nezelà, che sono un tipico tessuto eritreo utilizzato dalle donne. A me piace tantissimo quest'immagine di farsi casa nel momento in cui metti sul capo questo tessuto. Quindi ho utilizzato questi tessuti su quale ricamare una serie di associazioni che sono nate durante la lotta armata per l'indipendenza e che erano necessarie ad autodefinirsi. Nel momento in cui c'è stato questo grande spostamento dalla propria terra, era come se gli eritrei dovessero ripensare alla loro identità, creare dei sottotetti con delle istanze più specifiche, dove ridefinirsi e dove sentirsi a casa. Le strutture rappresentano quello che è appunto il concetto di casa estemporaneo, quindi oggi c'è e domani può sparire anche la capacità di creare una struttura in un breve momento che sia utile per quel determinato momento. Gli altri elementi che compongono l'installazione sono delle serigrafie a muro che sono state riprese da delle immagini video che ho raccolto in rete, dove è rappresentata una danza tipica e appartenente alla mia etnia bilena. L'elemento specifico di questa danza è spostare la testa da una parte all'altra facendo svolazzare queste treccine, questi capelli. E per me quello dà un senso di liberazione incredibile. Volevo portarlo come elemento anche e soprattutto per ricordare il valore delle donne eritree che hanno combattuto assieme agli uomini sul fronte di liberazione. Ho portato all'interno del mio progetto Bologna Street Riverberi Roma un nuovo elemento. Si tratta di un'intervista che ho fatto a una giovane donna eritrea, Semar Tesfaldet, la quale è nata esattamente a Bologna Street in Asmara. È
è stato interessante ascoltare il suo racconto che parla di un momento precedente all'indipendenza dell'Eritrea, quando ancora la via non era nominata così, e quella che è stata la trasformazione invece dopo l'indipendenza, quando appunto la via è stata nominata Bologna Street. I racconti parlano appunto di una sua memoria di bambina, e quindi si ricollega anche a quella che è stata la mia memoria d'infanzia rispetto ai congressi festival che si sono tenuti a Bologna, ed è interessante questo collegamento, questo ponte che si crea tra Bologna città e Bologna strada. I popcorn nella cultura eritrea vengono utilizzati all'interno del rito del caffè. Mi diverte tantissimo l'immagine che ho in testa di queste feste dove i popcorn sono anche utilizzati come veramente dei coriandoli, come qualcosa che dichiara festa, quindi vengono lanciati per aria, un respiro alle restrizioni di una certa povertà, prendersi il lusso di poter usare il cibo e lanciarlo per aria semplicemente per dichiarare gioia e festa. Mi interessava lavorare su questo elemento, soprattutto sul fattore sonoro. Popcorn, sono qua fisicamente, e è stato creato anche un suono sulla creazione dei popcorn, nel senso che il suono che emettono nel loro farsi richiama tantissimo il suono dei fuochi d'artificio quanto il suono dei fuochi d'arma. Appunto, è interessante come questi due elementi si inseriscono perfettamente all'interno della mostra, nel senso che appunto i congressi erano politica, lotta armata e allo stesso tempo festival e festività. Mi è sempre interessato lavorare sulla mescolanza dei linguaggi, mi interessa creare differenti piani che comunicano, che si scontrano, che si fondono tra di loro. Questo per me è fondamentale per far uscire dalle operazioni artistiche qualcosa che sfugge all'artista, qualcosa che si rivela come un'epifania. Nasco come attrice di teatro, di ricerca, e performance vuol dire che insomma i linguaggi dell'arte si fondono, ecco, per cui per me utilizzare più formati, più elementi possibili è una modalità di ampliare la ricerca, ampliare i discorsi e appunto far sì che emerga qualcosa a me sconosciuto.